sì. In macchina ce l'ho, però, Ascoltiamo, perché si piace del canadese. Sistema. È giusto. Ma è giusto. Io inizio a salutare, a dare il benvenuto a tutti, benvenuti, grazie per essere qui questa sera, in questo giorno, che è anche uno dei primi giorni di freddo, quale giorno migliore per inaugurare quest'ultima parte di questo festival importante, che ha una storia che dura dal 2015, il Festival della Reciprocità, e che in questi giorni, oggi proprio, inaugura invece la parte del Natale della Reciprocità. Questa iniziativa delle tre terre canavesane con i tre sindaci che abbiamo qui e qui Marco Succio, quindi padrone di casa, Pasquale Mazza e Andrea Zanusso di Castellamonte e San Giorgio Canavese, oggi qui per insomma raccontare, fare un po' il punto. In particolare questo festival sin dall'inizio si è posto l'obiettivo di andare a supportare questi tre territori, in particolare andare a promuovere, a portare insomma il verbo, il segno della reciprocità e di una valorizzazione di tutto ciò che è la produttività locale, quindi un modo per insomma raccontarsi attraverso l'artigianato, ma vedremo poi nel dettaglio più tardi come e chi sono tutti gli agenti coinvolti. In questi giorni, oggi in particolare questa sera alle 20:30 ci sarà l'accensione di un albero molto particolare, ne parleremo più tardi del perché quest'albero è così importante e particolare. Il 17 dicembre ci sarà l'inaugurazione di Amorfo e Cristallino, artigianato artistico a Castellamonte, con l'esposizione di pezzi di ceramisti locali insieme ad alcune opere del vetro di Murano, e abbiamo qui il maestro vetraio Simone Celedese. Il 26 dicembre in questo stesso salone ci sarà la tombolata della reciprocità, che è organizzata con la Proloco, e il 6 gennaio infine ci sarà l'evento conclusivo che appunto conclude questa parte del Natale della reciprocità con la Corriera della Reciprocità, in cui i sindaci delle tre terre hanno organizzato una serie di cose molto interessanti, tra cui andare a dare sostegno alle persone più in difficoltà. Ma in particolare ci saranno tante altre iniziative, ci saranno dei concerti, degli spettacoli teatrali, quindi invito tutti ad andare sul sito delle tre terre canavesane.it per controllare tutti gli appuntamenti. Comunque lo scopo di questo festival durato tutto questo tempo è stato proprio quello di promuovere e valorizzare il territorio sotto il segno della solidarietà, del mettere in comune delle risorse per poter insieme valorizzare dei territori così unici e così importanti. E vorrei, prima di dare la parola al padrone di casa, vorrei farvi vedere il video di Confindustria canadese. Thank you.
Bene, vedremo nel dettaglio più tardi qual è stato proprio il ruolo di Confindustria Canavese all'interno di questo progetto. Ci sarà anche un accordo particolare che verrà siglato e lo faremo più tardi con il presidente Paolo Conta e i nostri tre sindaci. Ma appunto proprio al sindaco chiedo insomma di raccontare questi 365 giorni i tratti salienti di questo progetto. Grazie, rimango qui, vado là. Vado là. Almeno sfruttiamo questo bellissimo regia. Cari sindaci, cari amici, autorità, benvenuti oggi ad Aglie, ma nelle tre terre canavesane, voglio dire benvenuti nelle tre terre canavesane. Oggi sono passati 365 giorni esatti da quando, proprio in questo salone, eravamo il 12 dicembre del 2021, quando ci siamo trovati con l'amico Giuseppe Calabrese, meglio conosciuto come Peppone, conduttore di Linea Verde, e il vice direttore di Rai 1, Angelo Mellone, a presentare quella che era un'idea, una nuova filosofia, che ha un po' caratterizzato l'inizio di quello che è stato il nuovo percorso del progetto delle Tre Terre Canavesane. L'idea è stata quella di creare un festival declinato sul tema della reciprocità e abbiamo fatto nostra una definizione di reciprocità che è dare senza perdere, prendere senza togliere. A mio avviso quello che rappresenta la reciprocità è un concetto abbastanza semplice, un concetto vecchio come il mondo se vogliamo. È quel qualcosa che mette in luce e fa risaltare quella che è la più profonda essenza delle piccole comunità. Reciprocità è collaborare, reciprocità è aiutarsi a migliorare, reciprocità è condividere delle risorse volte a massimizzare quelle che sono le peculiarità di ciascuno di noi, dei nostri territori, e a far fronte comune di quelle che invece sono le carenze. Questi sono tutti dei concetti, dei pensieri, delle filosofie che noi abbiamo voluto trasformare in atti concreti nel declinare la nostra proposta, la nostra visione e l'idea di sviluppo di territorio. Quindi abbiamo lavorato veramente sodo, sono state delle attività molto laboriose, è stato un anno di continue riunioni, un anno in cui ci sentivamo un giorno sì e l'altro anche, io con i due colleghi sindaci Andrea Zanusso e Pasquale Mazza, noi tre, ma anche con tutti coloro che hanno collaborato, gli addetti ai lavori e tutti i soggetti che a vario titolo, in vari momenti, hanno fatto la loro parte e hanno creduto nella nostra iniziativa, creando quindi una programmazione decisamente importante. Siamo partiti con una puntata di Linea Verde che ha portato agli onori delle TV nazionali il territorio delle Tre Terre Canavesane e anche di molti altri luoghi significativi del Canavese. E poi abbiamo proseguito con una programmazione densa che ha visto l'organizzarsi di eventi che erano anche i nostri eventi classici che rivedevamo già da anni e tante altre nuove iniziative. Quindi in questo contesto io voglio ringraziare nuovamente tutti coloro, sono tanti, enti, soggetti privati, associazioni, che hanno veramente creduto, compreso i nostri contenuti e ci hanno supportato. In particolare oggi siamo qui per dare il via alle festività con quello che è il colpo di coda del Festival della Reciprocità, che è il Natale della Reciprocità 2022. Nei mesi scorsi, grazie agli spunti ricevuti dal Presidente della Regione Alberto Cirio, che non è ancora qui con noi ma mi ha scritto che è un po' in ritardo ma arriverà a fare le conclusioni a questo incontro, e grazie anche a quella che è stata secondo me una grande intuizione del collega Sindaco di San Giorgio, Andrea Zanusso, abbiamo tenuto dei contatti proficui con il maestro vetraio di Murano. Qui ridono perché l'intuizione è stata di Andrea, poi citerò anche Pasquale, giustamente. Comunque abbiamo tenuto dei contatti con il maestro Cenedese, che fa parte dell'associazione Promovetro, e abbiamo avuto modo insomma di andarlo a trovare, proporre quella che è stata un'idea, che è un'idea a
anche questa tutto sommato semplice ma ricca di significati, che è quella di cercare di mettere insieme due peculiarità importanti, due brand importanti del nostro territorio, la ceramica di Castellamonte e il vetro di Murano. Stasera andremo a illuminare un albero straordinario, che è un po' il pretesto, il sigillo di questo accordo che andiamo a siglare. Darà il via a una collaborazione che però ha dei significati molto più profondi che un semplice albero, per quanto bellissimo rimane pur sempre un albero. Quella della ceramica e del vetro sono due forme d'arte con molti aspetti in comune. Abbiamo la stufa più bella del mondo e il vetro artigianale più famoso al mondo. Non si incontrano ovviamente per caso, perché sono due forme d'arte che hanno come base l'utilizzo di due materie prime, l'argilla per la ceramica e la sabbia per il vetro, che derivano entrambe dalla terra. E grazie alle sapienti mani dei maestri vetrai e ceramisti si trasformano nel diventare degli oggetti straordinari. E sono due forme d'arte che noi auspichiamo che con questo nuovo dialogo, questa nuova forma di collaborazione possano in qualche modo evolversi in una contaminazione reciproca. Questo è il nostro obiettivo principale. Sono anche due forme d'arte, e questo è una riflessione un po' più che riguarda il momento attuale, che hanno anche dei problemi. Questi problemi sono legati al fatto che sono due forme d'arte che per esprimersi hanno bisogno di temperature altissime, per fondere la sabbia per creare il vetro, per cuocere la terracotta, e di conseguenza in questo momento dove i costi dell'energia, come ben sapete, sono alle stelle, anche questo aspetto un po' meno positivo è un qualcosa che li accomuna. Io non voglio andare oltre, ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma ce le siamo distribuite nel corso di questa, spero per voi, questo interessante momento. Voglio fare qualche ringraziamento. Ovviamente ringrazio, anche se non è qui presente, in primis il presidente Alberto Cirio, ma lo ringrazierò personalmente dopo. Così come non sono presenti, ma leggeremo dei loro messaggi, perché anche loro hanno creduto fortemente, e questo credo che sia anche importante perché dimostra l'interregionalità, la portata a livello nazionale della nostra iniziativa, che sono il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Ringrazio e saluto i presenti al tavolo, ovviamente, a partire dalla mia destra Claudio Bettaz, che parlerà a nome dei ceramisti di Castellamonte, il maestro Simone Genedese, che ho già citato prima, il dottor Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino, anche in rappresentanza del presidente Dario Gallina, e il presidente di Confindustria Canavese Paolo Conta, con cui dopo andremo a siglare un accordo. Saluto anche i rappresentanti istituzionali presenti, i consiglieri regionali, abbiamo Alberto Retta, Monica Canalis, Andrea Cerutti e Mauro Fava, tutti i rappresentanti, non li cito testualmente perché non vorrei dimenticarmi nessuno, ma voglio concludere questo mio elenco di ringraziamenti rivolgendomi alle fasce tricolori. Cari sindaci, oggi siete in tantissimi, vi ho chiesto di essere presenti oggi, e la vostra presenza così numerosa per me è veramente un'attestazione di stima veramente importante. Il nostro obiettivo è quello di fare degli atti concreti per valorizzare il nostro territorio, e questo obiettivo ovviamente non lo vogliamo tenere per noi, sarebbe una visione un pochino miope e forse anche sterile, e quindi l'obiettivo è quello di poter dialogare con il territorio. Tra terre canavesane è un qualcosa che esiste da qualche anno, è consolidata e posso dire che è una realtà che funziona bene, e negli ultimi anni stiamo dialogando con altre forme di organizzazione simili per cercare di ampliare ulteriormente gli orizzonti. Quindi l'obiettivo veramente di avervi qui questa sera è anche un'apertura al dialogo per cercare di fare qualcosa di sempre migliore per il nostro canavese. Io mi taccio perché forse ho già sforato il mio tempo a disposizione, vi ringrazio e vi auguro una buona serata.
Bene, quindi a proposito di giusti ringraziamenti e riconoscimenti, non possiamo appunto che iniziare a introdurre il fatto che la Camera di Commercio sia stata proprio un ente tra quelli che già inizialmente hanno promosso e fortemente voluto questo progetto. E vorrei chiedere al dottor Boratto perché l'artigianato è stato considerato da subito un asset strategico in un contesto di un festival culturale. Intanto grazie per l'invito e soprattutto vi porto i saluti del Presidente Gallina, oltre ai miei personali, sapete che mi fa sempre piacere tornare in Canavese, quindi ogni invito è un piacere. Poi con i sindaci, con i tre sindaci abbiamo ormai una frequentazione abbastanza lunga perché abbiamo, come dire, dato una mano alla nascita del festival quando ancora non c'era neanche il festival, no? Erano solo iniziative sparse che incominciavano ad articolarsi tra di loro e poi adesso hanno una veste di questo tipo, per cui davvero grazie per l'invito e complimenti ai tre comuni, ai loro sindaci per il lavoro che hanno fatto in questi anni per, anche di relazione per far crescere appunto il festival. Sì, diciamo dell'artigianato, facendo riferimento un po' all'area omogenea del Canavese occidentale, che come sapete è una di quelle in cui è suddivisa l'area metropolitana, la città metropolitana di Torino, e l'area omogenea vede all'incirca 46 comuni e 82.000 abitanti, e però 7.500 aziende, di cui 3.430 sono imprese artigiane, quindi quasi la metà, un po' meno della metà sono imprese artigiane. Tenete presente che nell'area metropolitana la percentuale di imprese, tutta la città metropolitana, la percentuale di imprese artigiane è un po' meno del 25%, quindi in quest'area la presenza dell'artigianato è significativa, è forte e importante, un po' in tutti i settori, ovviamente le costruzioni che sono uno dei settori principali dell'artigianato, ma anche l'industria manifatturiera, i servizi alla persona e i servizi alle imprese, quindi un po' trasversale su tutti i settori economici. E i dati del confronto 2022-2021 ci danno anche una sostanziale tenuta del numero delle imprese artigiane in quest'area, che è sicuramente al momento un dato positivo. Poi, lo ha già accennato Marco prima, sicuramente la crisi energetica, le varie somme di crisi che si sono succedute in questi anni, dobbiamo ancora capire bene quale sarà l'impatto sulle imprese, comprese le imprese artigiane, comprese le imprese che lavorano in vetro, la ceramica, che sono appunto molto, molto energivore. Su questo tema, come Camera di Commercio, ovviamente non ci illudiamo di avere la capacità, la potenzialità per fare degli interventi significativi, perché gran parte degli interventi devono essere fatti, vanno fatti su scala nazionale, modifiche normative, interventi di sostegno vero e proprio, eccetera, però stiamo cercando di fare la nostra parte, avendo attivato un tavolo di lavoro su cui tra l'altro la ringrazio, Confindustria Canavese è uno degli attori principi, è uno degli attori principali, coordinando anche uno dei sottogruppi di lavoro, quello sulla finanza collegata alle fonti rinnovabili, che è importante. Quindi davvero grazie al Presidente e al Direttore per il contributo che state dando a questo progetto. In particolare, tra l'altro, adesso in questo, proprio oggi abbiamo avuto, prima di venire qua, una riunione sul tema delle comunità energetiche. Approfondisco un secondo questo tema, perché credo che questo sia il territorio ideale su cui sperimentare le comunità energetiche che andranno a bando sui 2 miliardi che sono disponibili sul PNR su questo tema. No? Ovviamente noi stiamo cercando di concentrarci sulle comunità energetiche di imprese
e non quelle di enti pubblici o di cittadini, ma è ovvio che queste due cose si integrano e su un territorio si devono parlare, quindi sarà importante costruire comunità energetiche per rispondere a quei bandi che tra l'altro riguardano esclusivamente comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi direi la quasi totalità dei comuni del Canavese, tranne Rivarolo e Tornè, forse Castellamonte, gli altri ci dovrebbero stare quasi tutti. È importante però appunto costruire una compagine mista, importante, che preveda appunto fonti rinnovabili e imprese, enti e cittadini che rispondano a questo patto. Su questo, come dicevo, abbiamo attivato con le associazioni di categoria del territorio un gruppo di lavoro su cui appunto stiamo cominciando a costruire questi tentativi di costruzione di comunità energetiche, che anche qui non ci illudiamo rispondano, risolvano tutti i problemi, però a forza di dare piccole mani, a forza di fare piccoli passaggi, probabilmente un aiuto arriva. Infine, due ultime considerazioni, anche sull'artigianato artistico, anche su questo tipo di artigianato l'innovazione tecnologica è importante, abbiamo scoperto tutti che era quanto era importante vendere su internet o comprare su internet, a seconda da che parte si stava durante la pandemia, questo sprint non dobbiamo perderlo, dobbiamo continuare a investire non soltanto sull'e-commerce, ma in generale su tutta la transizione digitale, soprattutto aiutare quelle piccole, piccolissime imprese che da sole probabilmente non ce la fanno ad affrontare appunto questo passaggio, perché oramai lo vediamo, credo, dai nostri figli, che tutti loro hanno un telefonino in mano e sono abituati a fare le cose col telefono, e quindi è importante essere presenti su quei mezzi. E poi una considerazione finale, partendo dall'esempio dei tre sindaci, credo che sia un esempio importante, perché ci insegna che fare rete aiuta, che uno più uno più uno a volte fa ben più di tre, come nel caso specifico di quello di cui stiamo parlando oggi, di questa manifestazione, ma di quelle che ci sono state durante tutto l'anno. Allora l'invito è davvero in generale al territorio, in particolare alle imprese, ma non solo, a lavorare assieme, a presentarsi assieme, perché io lo dico per quello che è stato vincente nella presentazione, non tanto a me, ma al Presidente, alla Camera di Commercio e anche alla Giunta, è stato il fatto che ci fossero tre comuni che si mettevano assieme, lavoravano assieme su un progetto, condividevano, mettevano loro risorse e poi andavano a chiedere delle altre. Questo ha aiutato a dare il nostro sostegno in maniera convinta. Quindi credo che sia davvero un esempio che va soltanto moltiplicato. Grazie e bocca al lupo per il Natale della Repubblica. Grazie. E direi che a proposito di reciprocità c'è sempre una comunione di intenti anche in tutti gli attori che in qualche modo hanno sposato da subito questa iniziativa. Uno di questi attori è stato proprio Confindustria Canavese. Abbiamo qui Paolo Costa, il presidente, al quale vorrei proprio chiedere insomma perché Confindustria da subito ha voluto sposare questa iniziativa e insomma che cosa è stato messo in atto. Grazie. Confindustria ha come uno degli obiettivi della propria attività quella di fornire servizi agli associati, e lo facciamo con la nostra struttura, però ha ovviamente la vocazione di sviluppare anche il tessuto economico e tutte le attività del Canavese, con un riferimento particolare a tutto quello che è l'attività che viene riferita soprattutto allo sviluppo di impresa. Lo sviluppo di impresa, in particolare tutta la parte di nuove attività, quindi il sostegno agli esistenti, ma tutta la parte di nuove attività.
Quindi con la presa in carico da parte della past president Patrizia Paglia e poi della nuova presidenza, volentieri abbiamo accolto la sollecitazione dei tre amici delle terre canavesane con cui abbiamo relazionato di ospitare all'interno della nostra assemblea pubblica, della nostra assemblea privata che si è tenuta a settembre, la presentazione di un progetto, il progetto Fermenta, un progetto realizzato, ideato da un gruppo di sei giovani ragazze universitarie che hanno disegnato e inventato questo progetto che riguarda l'economia circolare e quindi lo sfruttamento di risorse del territorio, sia in particolare quelle agricole in sovrapproduzione oppure di scarti, per la produzione di bevande, insomma per la produzione di prodotti che possano caratterizzare la territorialità del nostro canavese. Questa è stata un'iniziativa presa in carico, appunto presentata alla nostra assemblea e ha dato il via anche a una serie di ragionamenti su come poteva Confindustria Canavese anche valorizzare l'attività che i sindaci delle tre terre stanno portando avanti. Invitare gli altri due sindaci per firmare insieme qui in diretta davanti a voi questo accordo, che è un accordo stipulato proprio fra le tre terre canavesane e Confindustria, del quale vorrei sottolineare gli aspetti e i punti salienti. Quindi innanzitutto, prima di tutto, sostenere i giovani talenti di territorio, creando occasioni per promuovere le loro proposte progettuali, offrire supporto e sostegno alle attività di alternanza scuola-lavoro che vedano i giovani attivamente coinvolti in iniziative di valorizzazione delle eccellenze del territorio per favorire la conoscenza delle risorse dello stesso, offrire supporto a iniziative e progetti innovativi con ricaduta sul territorio, sostenere lo sviluppo di nuove forme di economia circolare nel territorio. Quindi sottoscrivete. Ecco, sì, questo è stato proprio lo spirito che ci ha portato a immaginare questa collaborazione. Quindi loro hanno avviato questa iniziativa meritevole e molto interessante come modello. Noi possiamo offrire una cassa di risonanza, ovviamente, per massimizzare anche la visibilità e renderlo un modello virtuoso sviluppo del territorio economico, non solo relativo al turismo, perché abbiamo detto ci sono altre attività imprenditoriali legate e quindi ormai ogni settore non è più distinto dagli altri, ma deve essere visto come uno sviluppo completo del territorio, e in particolare questo focus su l'attività di sviluppo di impresa, soprattutto nell'attività rivolta ai giovani, che vogliamo appunto valorizzare e rendere un po' un appuntamento costante con un impegno, una premialità che vorremmo realizzare per giovani talenti che vogliano misurarsi con la creazione di impresa e valorizzare il sistema. Bene, allora direi di procedere con insomma, la formalizzazione. Duplice copia, come tutti gli atti importanti, esatto. Quindi comune di Agliè. Castellamonte.
Beh, dal silenzio un momento solenne, no? Grazie. Bene, la foto di rito e che mi porta a parlare, grazie, e che mi porta a parlare di un'altra lettera di intenti che però questa volta è già stata firmata e siglata. Ah sì, certo, sì. Prima allora, possiamo anche farlo così insieme, mi raccontate della lettera di intenti. Va bene, allora io faccio da portavoce apripista del sindaco, qui c'è anche scritto che sei capogruppo, quindi cerca di non tirarti indietro, non l'avevo mai letto, no. Sono due rapidissime battute perché penso che fermenta tra le amministrazioni pubbliche, quindi che rappresentiamo noi tre sindaci, e il rapporto con la Confindustria, in quel discorso di fermento di economia circolare, intanto si manifesta un principio di economia circolare di territorio, quindi le rappresentanze dell'industria e della Camera di Commercio che sottoscrivono con noi un progetto di valorizzazione dei talenti. Allora, intanto parliamo di giovani talenti, ma di talenti possiamo partire da Cenedese in avanti, di talenti ne abbiamo in collaborazione su questo progetto. Fermenta è proprio simbolo di questo fermento che vogliamo attivare in Canavese. Io penso che i giovani artigiani, i giovani designer, i giovani che studiano nelle nostre scuole professionali anche materie creative abbiano bisogno di un tessuto territoriale che faccia circolarità in modo tale che si riesca a calare a terra delle azioni concrete, tant'è che il 17 a Castellamonte ci sarà una parte significativa di questa iniziativa, un convegno, perché lì si materializzerà a terra gran parte del potenziale di questa progettualità, lì dove si vede materialmente come gli artigiani, designer e cenedese coniugano questa volontà di lavorare insieme con degli oggetti, innovativi che produciamo sia a Murano che a Castellamonte per andare in giro per l'Italia e nel mondo insieme. È bene che i giovani talenti siano anche i designer, coloro che hanno ad esempio dipinto questi due tubi che sono diventati un po' il simbolo di questa iniziativa, perché a Torino, la TP Final, grazie alla volontà di Guido Bonato e del Presidente Gallina, siamo riusciti finalmente a fare un evento di conferenza stampa a Palazzo Madama a Torino, e lì abbiamo fatto iniziare a sottoscrivere con dei pennarelli questi tubi che sono il manifesto dell'accordo con Murano, e lì abbiamo avuto l'occasione di conoscerci e di iniziare questo bellissimo rapporto anche con Manuela Cristi. Ecco, lì abbiamo iniziato a far firmare questo manifesto che comunque rimane un principio di tutela degli artigiani, ceramisti e vetrai in un momento di estrema difficoltà. Vedere a Murano i forni spenti dopo il Covid, cioè dopo che Murano e Venezia, invase dai turisti, erano sostanzialmente prive di questa linfa vitale della loro esistenza comune, l'Italia non se lo può permettere, cioè l'Italia deve credere veramente che l'artigianato, la piccola manifattura di quel valore come per la ceramica siano assolutamente fondamentali, come sono fondamentali i giovani che devono trovare un territorio dove la loro creatività, la realizzazione dei loro progetti sia fattibile da noi e non dover per forza trasferirsi. Questi non sono solo principi generali, questa è la volontà di tutti noi che dobbiamo mettere in atto con costanza, con reciprocità, con rapporti sinergici, in maniera tale che la prossima iniziativa di Fermenta veda i giovani designer, i giovani creativi, trovarsi di fronte agli artigiani del vetro e della ceramica che gli chiedono qualche loro idea, qualche loro progettualità per creare concretamente dei prodotti da poter esportare, fare economia, che è quella che questo territorio
chiama da tempo e deve essere di alta qualità, perché credo che le parole, le belle parole spese da Bolatto siano anche però il segno del fatto che se si sono spesi per darci una mano è perché ci hanno chiesto un grande sforzo dal punto di vista qualitativo per dimostrare che dobbiamo fare delle cose ma farle anche molto bene. Secondo me Cenedese è uno degli esempi di una Venezia che fa le cose non bene ma benissimo, e io ho sempre creduto che imparare da quelli più bravi si impara sempre. Così con Confindustria e Camera di Commercio avremo l'occasione di migliorarci e dare qualche chance in più nei prossimi anni anche ai nostri giovani. Pasquale, che dire? Noi abbiamo iniziato, siamo partiti già con la marcia alta, devo dire. Siamo partiti con la marcia alta perché? Perché il nostro territorio, il Canavese, non solo le Tre Terre, lo ha detto Marco giustamente, io lo riprendo con forza, il fatto di avere tanti sindaci qui presenti è sicuramente, c'è sicuramente una volontà da parte di questo territorio di crescere. E lasciatemi dire, noi l'abbiamo visto quando siamo andati a Pico, noi tre, nel 2018, sì, ecco, dove parlando con i cittadini italiani da tutte le parti d'Italia, chiedevamo, davamo i nostri volantini e pochissimi conoscevano il canavese. Allora da lì noi abbiamo preso, secondo me, la giusta rincorsa. Perché? Perché significa che abbiamo ampie praterie sulle quali sviluppare le nostre qualità che abbiamo, che vogliamo far conoscere all'Italia e al mondo. E quindi da qua abbiamo iniziato a progettare. E i progetti sono buoni quando hanno una buona base territoriale, quando guardano al presente, ma quando soprattutto guardano al futuro. E noi su questo stiamo cercando di investire molto. E lo abbiamo fatto con dei partner assolutamente di grande levatura, e quindi Confindustria canadese, e quindi la Camera di Commercio, e quindi la Regione Piemonte. Per cui assieme stiamo cercando di far crescere quello che sarà poi il nostro futuro. Allora lì abbiamo le nostre tre designer che hanno curato quello che poi vedremo a Castellamonte, ma quello che vedremo sotto l'albero a San Giorgio. Ho visto Lisa lì, che è la ragazza che assieme alle sue colleghe hanno presentato questo progetto di fermenta. Stiamo cercando di lavorare assieme per far crescere giovani, e io dico anche per far crescere giovani talenti. Quindi questa è la nostra mission e noi ce la vogliamo giocare assieme a tutti i colleghi sindaci, assieme alle istituzioni che, più alte, che saluto qua tutti i nostri consiglieri regionali, ma tutti i nostri imprenditori e a coloro che poi in realtà raggruppano tutta una serie di aziende che è appunto la Camera di Commercio. Io ringrazio Guido per le belle parole, saluto il maestro Cenedese. Non parlo di ceramica perché parlerà molto meglio di me il nostro assessore, poi Claudio Bertanz. Grazie. E
Ed è proprio sotto il segno di questa ricerca costante, certosina di collaborazioni, di ricerca sull'eccellenza, non soltanto sul territorio ovviamente regionale ma anche nazionale, che si muove proprio questo accordo, questa lettera di intenti che è stata stipulata, sottoscritta un bel po' di mesi fa, fra le Tre Terre Canavesane, il consorzio Provoletro Ceramisti di Castellamonte, della quale vorrei leggere alcuni passaggi salienti proprio di questo accordo. Il primo era tutelare le eccellenze artigiane, il patrimonio artistico-culturale della ceramica di Castellamonte e del vetro di Murano, attraverso iniziative di valorizzazione e promozione finalizzate alla diffusione della conoscenza della loro unicità e pregiatezza. Sostenere iniziative dirette a supporto delle arti ceramiche di Castellamonte e dell'ampio vetrario di Murano. Occasione di collaborazione con altre realtà nazionali di eccellenza che operino nell'ambito dell'artigianato della ceramica al fine di favorire gli scambi e la messa in comune di idee tra le diverse maestrie artigiane del territorio nazionale. Incentivare e promuovere attività per lo sviluppo di nuove forme di design per l'artigianato artistico e la creazione di oggetti originati dall'unione dei due materiali, individuando delle nuove linee di oggetti che possano essere messi sul mercato a beneficio dello sviluppo economico del settore artigiano. Offrire supporto per fronteggiare a livello nazionale la difficoltà legata alla crisi energetica in atto e il conseguente aumento dei costi dell'energia che ha colpito in particolar modo i settori delle lavorazioni dei due materiali. Quindi insomma un accordo importante che appunto sancisce questa collaborazione anche appunto con Simone. Ma adesso vorrei portare la lettura di ciò che, siccome si tratta di un'unione non solo, dicevo, regionale, ma che ha coinvolto in particolare anche la regione Veneto, vorrei portarvi la lettera del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ho qui, che è rivolta proprio a voi. Ah, benissimo, salve, vorrei dare il benvenuto al presidente Alberto Cirio. Presidente, benvenuto. No, nessun problema, si parlava proprio di collaborazioni fra regioni, collaborazioni fruttuose in questo caso, quindi insomma arriva proprio a dopo e le chiedo se vuole magari fare un saluto, se invece più tardi magari tiriamo insieme qualche conclusione, ma si parlava proprio di convergenza fra regioni e di ricerca della eccezionalità e della, dell'eccellenza nell'artigianato in particolare. Eravamo a questo punto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di innanzitutto, grazie caro sindaco e cari sindaci, grazie dell'invito. E scusate se arrivo di corsa e si andrò via presto, ma sono in uno stato di salute non perfetto come tanti in questo periodo. E allora stamattina ho chiamato i sindaci dicendo che non avrei potuto partecipare a tutti e tre i momenti. E di questo mi rammaricavo, però chi è sposato e vive in famiglia e non c'è mai, e quei tre giorni del ponte dell'Immacolata sta a casa con la febbre due giorni e sente la moglie che gli dice non ci sei mai nei due giorni che sei a casa e la febbre, sa bene come uno vive questi momenti e queste difficoltà. E quindi dovrò rientrare questa sera su Alba, però ci tenevo a essere presente perché oggi prende forma e prende vita un progetto molto bello, molto interessante, al quale sono felice di aver potuto dare un contributo in termini di idee, in termini di programmazione, perché con i sindaci di Aglieri, San Giorgio e di Castellamonte, quando ci siamo trovati nel
il mio ufficio di Torino per pianificare un programma concreto di rilancio di una delle nostre eccellenze, il Museo delle Ceramiche, abbiamo iniziato a ragionare su quello che poteva essere il miglior veicolo per comunicare quella che vuole essere non solo un'eccellenza del passato, ma per noi vuole essere un'eccellenza del presente e soprattutto un rilancio per il futuro. Non soltanto perché per noi è un grande motivo di orgoglio, un motivo di blasone, ma per noi vuole essere un motivo di ricchezza, cioè un motivo che assume una rilevanza di carattere economico e commerciale per i nostri territori, così come è stato in passato e così come può essere evidentemente per il futuro. E allora abbiamo pensato che era importante condividere le eccellenze. Noi viviamo in un paese meraviglioso che è l'Italia. L'Italia è una realtà dove l'artigianato, che porta in sé la parola genio, perché l'artigiano ha un pezzo lì dentro che vuol dire genialità, e la genialità artigianale dei maestri italiani è qualcosa di straordinario, che noi abbiamo sicuramente nel nostro Piemonte, così come ci sono in altre realtà della nostra meravigliosa Italia. Ed è lì che è nata l'idea di collegare la realtà di Aglieri, San Giorgio, di Castellamonte con Murano, di collegare la ceramica al vetro e di unire le eccellenze in un percorso che farà bene a entrambi, perché quando ci si unisce tra realtà forti si crea un connubio che è ancora più forte, che è ancora maggiormente vincente. E siamo quindi all'inizio di questo percorso. È un percorso che io credo abbia in sé tutta una serie di elementi straordinariamente positivi. Il primo è appunto quello di associare i nostri nomi a un nome internazionale, mondiale, fantastico. Quando si parla del vetro di Murano si parla di un'eccellenza riconosciuta trasversalmente in tutto il mondo, e il fatto che loro abbiano accettato, io li voglio ringraziare, così come ho ringraziato il sindaco di Venezia, così come ho ringraziato il presidente Zaia, di aver contribuito a facilitare questo nostro percorso di amicizia e di avvicinamento, ci permette di farci conoscere ancora di più e di associarci a qualcuno che è eccellente. Ma dall'altra parte qui c'è un altro elemento di grande forza, che sono i tre comuni che hanno deciso di lavorare insieme. Noi viviamo spesso in un contesto complicato dove, pur nelle giuste rivendicazioni dell'identità dei piccoli comuni, a cui io sono molto legato e in cui credo molto, tant'è che mi auguro che durante il mio mandato di governo piemontese non si assista alle fusioni dei comuni, perché io le ritengo innaturali, e quelle proposte di legge nazionale dove ti danno dei soldi se ti fondi con gli altri e perdi la tua identità le ho sempre ritenute un qualcosa di abominevole che noi non possiamo accettare, perché pagarti per annullarti e annullare la tua storia quando noi invece vogliamo lavorare per difendere l'identità dei piccoli comuni è una follia. Ebbene, in questo contesto di identità qua ci sono tre comuni che hanno saputo unirsi, che hanno saputo fare una progettualità comune e per i quali sono stati anche premiati dalla regione, perché il governo regionale, qua ci sono anche importanti consiglieri regionali, ce ne sono diversi che saluto e che ringrazio, hanno contribuito a definire che la regione sostenesse anche economicamente questo progetto. Quindi siete stati bravi voi a partecipare a questo bando, però credo che la sensibilità della regione sia stata importante nel sostenere appunto la validità di comuni che decidono di lavorare insieme. Lo dico qua salutando tanti sindaci che vedo con grande piacere in una terra meravigliosa, perché questa è una terra meravigliosa che ha, io sono convinto, delle potenzialità straordinarie, così come ha il nostro Piemonte e così come sta dimostrando il nostro Piemonte sotto il profilo turistico, perché stiamo chiudendo i dati del 2022, siamo stati peraltro anche beneficiati da una nevicata che ci ha fatto bene, non soltanto perché a Sestriere abbiamo avuto una straordinaria edizione della Coppa del Mondo femminile, che ha visto peraltro vincente la nostra Marta Bassino, quindi doppio orgoglio piemontese, però abbiamo una stagione che ha chiuso l'autunno con un più 30 rispetto all'anno passato, ma soprattutto un più 9, più 10 rispetto al 2019. Cioè abbiamo superato in termini di turismo i numeri del 2019. E noi abbiamo un turismo estremamente importante per questi territori, perché è un turismo di affezione. Il nostro turismo sono persone che ritornano sui territori. Noi abbiamo una diversità da Venezia, perché evidentemente Venezia è
una meraviglia assoluta a livello universale, e a Venezia è un posto in cui una volta nella vita ci devi andare. Però difficilmente ci vai tutti gli anni, però ci devi andare una volta nella vita, questa è la grande forza di questa città. Noi siamo un Piemonte diverso, siamo un Piemonte esperienziale, dove però le esperienze le puoi fare tutti gli anni, per cui i turisti che scelgono di venire da noi sono turisti fedeli, nel senso che vengono e poi ritornano, ritornano già i loro figli, ritornano le loro generazioni, e sono attratti dalle esperienze uniche che fanno in questa nostra terra. E l'esperienza è di trovare soddisfazione alle tante sensibilità, ai tanti appetiti che l'essere umano ha, che siano gli appetiti enogastronomici, perché noi veniamo da terre di enogastronomia, ma sono appetiti di carattere artistico, di carattere culturale, del bello, così come il bello sono le ceramiche di quest'area del Canavese, così come il bello è l'ambiente dei nostri castelli, dei nostri vini, di Caluso, di tutto ciò che di meraviglioso e unico abbiamo in questa parte del nostro paese, della nostra Italia. Dobbiamo, credo, sempre di più lavorare in questa direzione e farlo col sostegno che la Regione cerca di mettere in campo anche economicamente. Perché guardate, nelle mie langhe dicono che nella vita bisogna dare metà consigli e metà soldi. Noi di politici che vengono a darci consigli ne abbiamo sempre di tanti, che vengono a darci soldi un po' meno. E i soldi sono nostri peraltro, perché quando arrivano le risorse sul territorio non è che arrivano perché il politico li ha prodotti nella notte, ma perché i nostri cittadini li hanno pagati le nostre aziende, li hanno pagati dei territori peraltro produttivi come il Canavese è sempre stato. E quindi quando queste risorse ritornano, e ritornano per sostenere progetti belli ed importanti come quello che realizzate oggi qua, io credo che sia davvero una buona cosa, una buona notizia, e sono anche felice, e chiudo, che la Camera di Commercio, ringrazio Guido Volato, segretario generale, che è qui con noi, abbia deciso di sostenere, come da sempre fa insieme a Confindustria, questa progettualità, perché davvero siamo solo all'inizio di un percorso che la rilancerà ulteriormente. E bravi sindaci, che voi tre oggi, ma tutti insieme i sindaci del Canavese, sapete lavorare insieme. Grazie. Grazie, allora a questo proposito, visto che è arrivato, ne approfitto per leggere la lettera che ha inviato proprio il sindaco di Venezia, rivolta proprio ai tre sindaci e a lei, Presidente, che inizia dicendo proprio: egregi sindaci, cari colleghi, ho letto con piacere la vostra lettera con la quale mi avete illustrato il progetto di valorizzazione che coinvolge l'artigianato di qualità della ceramica di Castellamonte e l'artigianato d'eccellenza del vetro di Murano. E ne condivido in maniera assoluta sia i valori che l'impegno coordinato tra produttori, imprese dei nostri territori e amministrazioni pubbliche. È solo facendo squadra che si sviluppano le idee migliori e si creano nuove e talvolta inaspettate opportunità, riuscendo così a cogliere, anche in periodi non facili, eccezionali possibilità. Questo Festival della Reciprocità 2022 è sicuramente il contenitore più adatto. Desidero pertanto ringraziarvi per l'invito a partecipare all'evento che si terrà oggi, 12 dicembre, presso il Castello Ducale di Allie, nel corso del quale verrà ufficializzata la collaborazione tra le maestrie artigiane della ceramica di Castellamonte e le maestrie artigiane del vetro di Murano, alla presenza del Presidente della Regione, onorevole Scilio. Purtroppo la concomitanza con precedenti appuntamenti istituzionali non mi consentirà di essere presente, ma desidero trasmettere a tutti voi il mio applauso per l'iniziativa. Colgo l'occasione per estendere a tutti voi l'invito alla prossima regata storica che si terrà a Venezia domenica 3 settembre 2023. Si tratta della famosa manifestazione in costume rievocativa dei fatti della Repubblica Serenissima. Sarebbe un piacere e un onore avervi ospiti nella macchina, la tribuna galleggiata allestita per l'evento. Ringraziandovi nuovamente per l'iniziativa, colgo l'occasione per inviare a tutti voi i miei più sentiti auguri di buon Natale e di sereno anno nuovo. Con i miei più cordiali saluti, Luigi Brugnaro. Abbiamo anche i saluti di Giuseppe Calabrese, che è il conduttore di Linea Verde, che è stato parte attiva del progetto fin dall'inizio. Vediamo. Oggi è una giornata importantissima per il nostro Festival della Reciprocità, ma soprattutto per le comunità del Canavese, per le tre terre canavesane.
questi tre paesi che si sono messi insieme per costruire un percorso identitario che tende a non far spopolare i nostri paesi. Oggi abbiamo creato una collaborazione con Murano e con questa grande arte della lavorazione del vetro e l'abbiamo, come dire, innestata a quella che è l'arte sapiente di Castellammonte e quindi della ceramica per farne fruire a tutti gli abitanti del Canavese. Io sono emozionatissimo per questo perché è probabilmente il primo segno tangibile di quella che è la reciprocità, che è figlia di questa definizione bellissima di Zamagni che recita così: dare senza perdere, prendere senza togliere. Auguri a tutti i canavesani e godete di questo albero fantastico. Grazie! La sequenza di lettere, perché si vede che nel periodo natalizio viene più voglia di scrivere lettere, credo, con quella che Zaia scrive proprio rivolgendosi al maestro Cenedese, quindi ne approfitto per leggergliela. Nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare alla inaugurazione del Festival della Reciprocità. Il distretto del vetro di Murano ha una storia millenaria come la città da cui ha tratto ispirazione, Venezia, con i suoi 1600 anni. Un'arte unica al mondo che bravi artigiani del vetro come lei sanno esprimere con grande abilità e impegno costante e che rappresenta un elemento identitario che va difeso e valorizzato. Plaudo a questa iniziativa che vede il vetro di Murano incontrare la ceramica di Castellammonte in un'opera d'arte che è espressione dell'artigianato di eccellenza made in Italy, dove maestria e creatività si fondono perfettamente. Le rivolgo quindi i miei complimenti per questa collaborazione che valorizza il talento artigianale, le abilità tecniche e anche le nostre tradizioni. Concludo e rivolgere a lei a tutti i presenti i miei cordiali saluti e l'augurio di serene festività natalizie. Luca Zaia. Bene, allora mi approfitto, visto che appunto si è rivolto proprio a lei, per chiederle che cosa significa essere oggi un maestro artigiano in un mondo che sembra fatto di oggetti prodotti in maniera seriale, in un mondo dove l'unicità non sempre, insomma, è facile da sostenere e perpetrare e ovviamente rappresentare un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Beh, sicuramente tutto questo che sta accadendo oggi, che accade durante i nostri mestieri, è una testimonianza di gratitudine. Tutte queste emozioni che ci accolgono a volte ti danno la voglia, lo stimolo di poter continuare questo mestiere. Proprio essere un artigiano di un'eccellenza riconosciuta nel mondo, cioè nello specifico proprio viverlo sulla propria pelle. Sì, sicuramente proprio viverlo sulla propria pelle. Cioè, io non lo considero un mestiere, ma la considero una vita, un modo di vivere, un mestiere questo che ti dedica alla vita e pertanto ti dà tutte queste emozioni. E come ha accolto l'appello dei sindaci canavesani proponendole questo gemellaggio con Castellammonte? È stata un'immensa gratitudine perché il simbolo dell'albero va bene, è nato per l'isola di Murano come tributo da parte mia all'isola di Murano e che l'albero possa diventare un simbolo di connubio, di collaborazione tra attività artigiane sicuramente è una grossissima soddisfazione. Ci sono state delle criticità nel percorso? Quelle ci sono sempre, l'importante è saperle superare, perché ormai noi artigiani questo siamo molto bravi, superiamo qualsiasi difficoltà. Vabbè, un bel augurio allora per tutti, no? Ci mancherebbe. Grazie, io farei un applauso a questo spirito.
allora mi approfitto per chiedere all'assessore alla cultura come è nata l'idea di questa collaborazione con Murano. Dicevo, la collaborazione, come ha già detto il sindaco di Allie prima, nasce sulla scia della conoscenza dei sindaci delle tre terre canavesane con i maestri vetrai di Murano, nello specifico col maestro Cenedese. E l'idea di collaborazione nasce sulla scia delle tante similitudini che abbiamo riscontrato tra la ceramica e il vetro. Innanzitutto sono due mestieri antichi che utilizzano acqua e fuoco per dare forma a materiali e i manufatti che ne derivano hanno una certa fragilità di fondo che impreziosisce e rende belle queste produzioni. Ma non bastano aria, acqua e fuoco per creare questi manufatti, ci vuole quella che un collaboratore delle Tre Terre Canavesane ha ben definito come maestria, ovvero il saper fare. I vetrai di Murano e i ceramisti di Castellamonte sono i depositari di un sapere accumulato nei secoli e di un sapere che evolve in continuazione, perché continue sono le innovazioni tecnologiche e le innovazioni tecniche delle varie produzioni. La secolarità invece della produzione accomuna questi due territori. Castellamonte è uno dei comuni fondatori dell'ICC, la rete di antiche di città della ceramica, di città di antica tradizione ceramica. E ad oggi nella regione Piemonte l'unica città, l'unico comune facente parte dell'ICC è proprio Castellamonte, quindi chi oggi parla di antica tradizione ceramica in Piemonte parla di Castellamonte. Entrambe le arti hanno un'enormità di tecniche e una varietà di manufatti enorme. Mi piace sempre citare una battuta che in canavese molti conoscono: quando c'era uno scapolo un po' avanti con l'età, mi si diceva: se non trovi la fidanzata vai a Castellamonte che te la fanno su misura. Questo è una battuta, ma è sintomatico di come con la ceramica i maestri ceramisti sappiano fare veramente di tutto. E un altro aspetto che accomuna queste due maestrie è appunto la difficoltà già citata del periodo attuale per il caro della materia prima e per il caro di energie, che con questa lettera di intenti e con questa rete di eccellenze vogliamo riuscire a superare. Ecco, il progetto delle Tre Terre Canavesane nasce proprio per mettere a rete le eccellenze territoriali e io vorrei ringraziare le eccellenze castellamontesi che sono presenti in sala in questo momento, che sono i ceramisti di Castellamonte, a cui chiedo di alzarsi in piedi. Ho visto che ci sono alcuni rappresentanti, Roberto Perino, Sandra Paluzzi, Guglielmo Lanzè, Maria Presi, Elisa Giampietro, e credo che grazie al loro lavoro Castellamonte può continuare a fregiarsi del titolo di città della ceramica, ed è a loro che va il nostro più grosso grazie. Assolutamente sì, grazie. E a questo proposito vorrei vedere insomma il manufatto che adesso girerà e sul quale verranno apposte le vostre firme per sostenere questo progetto, e chiedo al presidente di apporre la prima firma. Visto che Alberto si tratterrà il minimo indispensabile per motivi sanitari, parlavo per puro caso con i nostri giovani designer che sono sedute
che con i sindaci pensavano di fare una bella cosa. Visto che questo è il manifesto cilindrico, ma poi ce n'è uno sottoscritto su carta dai maestri ceramisti e da Promovetro, noi pensavamo, avendone due, uno volevamo farlo il prossimo anno ad Alba per un'asta benefica. Così lo mettiamo in beneficenza e magari con l'occasione andiamo poi a trovare il presidente Cirio per realizzare con Simone Cenedese un design ad hoc tra ceramica e vetro per contenere il tartufo d'Alba. Però per non mettermi in imbarazzo nessuno pensavo di dirlo prima di andare in televisione, poi avete visto che scarpa. Adesso vi do il pennarello al presidente. Grazie Alberto. Comunque ha detto di sì, eh? Con grande piacere, con grande onore. Tra l'altro volevo anche ringraziare la terra del Canavese che ci hanno regalato i campioni di X Factor che vengono da qui. Tra l'altro mi hanno detto che ci sono anche dei parenti negli attuali sindaci. Grazie e facciamo un applauso grande a questi giovani che hanno un'altra che di mancare i cantanti e adesso le piante i cantanti. E grazie sindaco. Il nipote del sindaco. Io dopo passerò nella sala, chi ha piacere e lo vuole sottoscrivere è per un buon fine. Dove vuoi? Perché presidente, tu hai carta bianca. Allora direi che possiamo considerare conclusa questa bella giornata di presentazione. Passerà per tutte le firme in tutta la sala, ma l'appuntamento non dimenticate è alle 8:30 per l'accensione dell'albero a San Giorgio. Quindi ci vediamo tutti più tardi. Grazie per aver partecipato e a più tardi e buon Natale.